L'altra sera al Cervo è iniziata la grande stagione dei derby, ed è iniziata appunto con i nostri ragazzi, gli allievi di Capitan, consentici di chiamarci ancora così, Beppe Cardone, che sul campo del Cervo hanno battuto, sia pure dopo i calci di rigore, la formazione della Reggiana 0-0 dopo i tempi regolamentari, però insomma. Seguendovi abbiamo notato, insomma, che un certo figlio d'arte, tal Lucarelli, aveva preso anche un palo, poi nella batteria di rigori si è pure distinto. Ma sì, è chiaro che poi dopo la partita con la Reggiana, non so se in maniera inaspettata, però i ragazzi la sentivano parecchio. E infatti già la settimana scorsa, Quindi insomma, a crescono mercoledì. bene, eh? No, ma se il fatto di sentire le partite è sicuramente positivo, questo mi ha fatto ben pensare su quello che potesse essere poi l'atteggiamento che i ragazzi hanno dimostrato in campo. La cosa che ho chiesto loro è che queste energie positive venissero indirizzate sui binari giusti, perché spesso le troppe tensioni, già a quest'età, fanno sì che le energie che hanno vengano canalate in situazioni che non vanno bene, quindi la colpa dell'arbitro, colpa del Ah, di già. segnaline, sempre, già da quando sono piccoli. Quindi l'obiettivo nostro, quindi anche il mio, è quello di crescere e di essere una squadra riconoscibile e che venda a cara la pelle in tutte le partite. Dopodiché i risultati io penso che siano anche la conseguenza di un cammino che si fa durante l'anno. La squadra più riesce a essere costante e più riuscirà ad avere delle soddisfazioni. Come sta procedendo il processo di crescita appunto di questi ragazzi? Noi avevamo fatto irruzione tempo fa durante un tuo allenamento, insomma era proprio ancora alla fase iniziale, stavi dando così la prima impronta, l'hanno già ricevuta i ragazzi? Va detto che ho a che fare con un gruppo di ragazzi che sono molto attenti. In una fase iniziale mi ricordo anche quel video molto timidi, non so per quale motivo, magari uno se lo può anche immaginare. Adesso sicuramente più partecipativi e credo che questa sia la cosa importante, perché con le dovute proporzioni di età e di campionato che si andrà ad effettuare, ha sottoscritto, e credo che di conseguenza spero di poter passare loro questo messaggio. A me piacerebbe avere una squadra che sia in grado di pensare, di leggere le varie situazioni, perché già a quell'età credo che iniziano ad avere già una testa per poter ragionare, non in funzione di quello. Il mister ti dice di palla va uno, poi palla va due, no. Mister, come è giusto che sia, deve dare dei principi, e loro, dato che sono tutti ragazzi intelligenti e svegli, devono poi essere in grado anche di elaborarli, perché poi dopo il calciatore è importante, è il calciatore pensante. Senti, ma qualcuno di loro ti chiede del tuo passato milanista, mi è capitato di sentire ogni tanto, ma non sanno neanche chi è Savicevic, sono troppo giovani loro per saperlo, però lo sanno. No, non lo sanno, ma tante cose non sanno. A volte infatti la difficoltà è questa, perché magari io faccio degli esempi con dei personaggi del passato, tipo stamattina facevo una battuta con un ragazzo e dicevo che ha meno muscoli di Naomi Campbell, no? Gli dicevo, ma chi è Naomi Campbell? Io ho detto, Questo allora siamo... è più grande sua, attenzione. E ha detto, quindi no, probabilmente sono rimasto un po' indietro io o sono troppo avanti loro. La verità forse sta nel mezzo. E allora ho detto, se vi avanza tempo, ogni tanto guardate quello che può essere qualcosa del passato, di anche interessante, Sì, appunto, Naomi Campbell sicuramente, no? e al limite anche Savicevic. Senti, invece, passando al futuro, a parte che Corvi un po' ce l'ha in compartecipazione con la Berretti, credo. Comunque, insomma, è motivo di orgoglio e soddisfazione sapere che il portiere che c'era l'altra sera è stato convocato in nazionale. Sì, lui insieme ad altri due ragazzi che sono stabilmente con Stefano, credo che questo debba essere e è, sono certo, motivo di grande soddisfazione, perché è inutile stare a rimbangare sempre il passato, però va fatto. Questo Parma nasce dalle ceneri di quello vecchio, quindi
Credo che il lavoro che si stia facendo, è un lavoro importante e avere dei riconoscimenti anche di questo tipo è importante per i ragazzi che hanno un'opportunità, per la società che capisce che probabilmente alla fine il lavoro paga e che probabilmente si riescono a trovare anche dei ragazzi locali che possono avere delle prospettive. E che possano portare il nostro marchio, la nostra gloriosa casacca crociata alla gloria anche nel futuro, ben istruiti da Beppe Cardone. Grazie per essere intervenuto in questo nostro Grazie a te. live e a presto.